La mamma Antonia ed una delle sorelle, Viviana, escono dalla porta, gli occhi arrossati di chi non ha più lacrime per piangere. Non vogliono essere riprese, ma ci parlano di Mauro, operaio in un'azienda di Albaredo, delle sue passioni, i suoi sogni, la sua allegria. Pieno di vita, non aveva... aveva voglia di divertirsi finché poteva, finché non aveva famiglia a carico, se l'è goduta, aveva tanti amici, tutti che gli volevano bene. Ci raccontano delle due cose che amava di più, la pesca e i funghi. Mauro metteva il cuore in ogni cosa, era pronto, dice la sorella, ad aiutare chi aveva bisogno. Sapeva nuotare molto bene, era sempre in acqua, ci raccontano. È un posto dove lui andava spesso, ci dicevano. Spessissimo, se non era lì 3 giorni a settimana. Anche perché c'erano gli amici, sì. Anche altri, loro andavano a trovarli. Infatti. Su questa tragedia, la mamma Antonia, chiamata nel cuore della notte dai carabinieri, non riesce a darsi una spiegazione. Lei si è fatto un'idea di che cosa può essere accaduto? Ha nuotato, non si sa se perché, per fare una bravata, per vedere se arrivo là, che non so. Giochi, sì, così. Io faccio, vado più in là di te, sono più bravo di te, tra di loro, ma pensiamo noi. Mio figlio non c'è più, dice, il resto non conta. In mattinata arriva anche il sindaco di Morgano, Daniele Rostirolla. La seconda tragedia che ci colpisce da vicino è una giovane vita, ho incontrato la famiglia e... Mi unisco a loro, al loro dolore, con un grande abbraccio. Mi dispiace tantissimo, Mauro era un bravissimo ragazzo, un ragazzo con la testa sulle spalle, amava la pesca e la sua passione proprio della vita era la pesca veramente. E ieri sera con i ragazzi sono andati a pesca. È stata, dice, una tragica fatalità. Vorrei che non si parlasse di bravate, non si parlasse di goliardia. Mauro aveva la testa sulle spalle, era un bravissimo ragazzo, sapeva come comportarsi, è destino che è capitato così.